E allora benvenuti, ancora benvenuti su Radio Norba in diretta da Sanremo. Queste sono le sorprese, capito? A big surprise. From all over the world, from Italy, US, Canada, Australia, eccetera. Las Vegas, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, perché è proprio questa la presentazione originale. Tony Renis! Grazie. Innanzitutto grazie per l'invito. Sono appassionato alla vostra radio, è una radio straordinaria, io vi amo moltissimo. Beh, insomma, ci siamo sentiti giusto un mese fa con la nostra Antonella. Antonella, la mia, per l'album di Bocelli, no? Che sì, è l'ultima cosa storico. Che hai prodotto, pazzesco, con un sacco di personaggi. È vero, sì, abbiamo lavorato anche duro, perché abbiamo lavorato... I produttori siamo tre. Sì. Sono io, l'altro è... David Foster? No. David Foster, sì, certo che c'è. E Umberto Cattica. Ah, ecco. Devo dire, ma io sono quello che sta ancora lavorando. E lo sottolineiamo perché la fatica e il lavoro vanno e portano i risultati poi nel tempo. Perché la tua presenza a Sanremo quest'anno ha un motivo particolare. Sì, Veronica, il motivo è che ieri sera mi hanno dato questo premio, i numeri uno. Premio lo danno a chi ha contribuito a portare la canzone italiana, ma soprattutto la canzone del Festival di Sanremo, in giro per il mondo. Per cui, allora, io non è che ero molto disponibile, però mi hanno detto: Tony, e se non la diamo a te, chi è che lo dobbiamo dare? È stata una serata pazzesca, perché c'erano tutti, c'era il presidente della regione, il sindaco, il prefetto, il questore, ma poi una bel pubblico, e poi c'era tutta la stampa che conta, la stampa italiana che conta, e quindi è stata una serata memorabile, anche affascinante, perché l'abbiamo fatta al Roof Garden del Casino di Sanremo, il Casino di Sanremo che mi ha ricordato i miei anni, perché io qui ho fatto 7 festival di Sanremo come cantante, come autore, e uno come direttore artistico, quindi pensate, ragazzi, è vero, anche la direzione artistica, sì. Quindi questi ricordi te li metti tutti belli nella valigia. Ma c'è qualche aneddoto, qualcosa che lo ci volevo puoi raccontare? Chiedere anch'io. Che non mi sono fatto mancare niente, per dire la verità. Qualche aneddoto, lasciamo perdere. Sono pericolosi, lasciamoli stare alla stampa. Altrimenti parte qualche titolo di giornale, perché noi ogni anno, quando veniamo qua, ce lo chiediamo, no? Ci diciamo, chissà che cosa sarà successo, chissà come vivevano loro all'epoca, cosa facevano. Devo dirti che i ricordi sono straordinari, ma l'atmosfera penso che non sia cambiata. Ma lo penso anch'io. Perché vedo anche la gente, la gente in giro, l'entusiasmo. E questo è il festival dei sogni. Il sogno di ogni italiano sogna di andare a Sanremo. Ma ce la fanno oggi? Ce la si fa a conquistare il mondo con una canzone? Certo. Partendo da Sanremo, perché... io sono stato, così chiamiamolo, un bambino prodigio, ho incominciato all'età di 3-4 anni, sono arrivato a Sanremo all'età di 21 anni, però il grande successo l'ho avuto nel 62 con Quando, sì. Ed è stata la canzone che mi ha aperto le porte. Ti ha fatto diventare Mister Quando, Mister Quando, come Domenico Modugno, lo chiamavano Mister Volare. Yeah. Esatto, è vero. Devo dire che le grandi canzoni, i grandi successi, vero? Sì. Nel mondo, a parte le canzoni napoletane, quelle che hanno fatto la storia negli anni 40-50, però le grandi canzoni pop, chiamiamole, nel mondo vengono tutte da Sanremo. Da Sanremo. Volare, quando, io che non vivo, l'italiano. È vero. Beh, questi sono successi pazzeschi. Planetari. Ma tu dove vivi adesso? A Roma. Io vivo tra Los Angeles e Roma. Io sono milanese. In 2 minuti e mezzo abbiamo ripercorso la storia dei successi pop del Festival di Sanremo di tanti anni, la storia della musica davvero Il bello di Tony è che è sempre sul pezzo, nel senso che è proiettato al futuro e vive il presente in maniera importante, tant'è che riesce attraverso la sua esperienza, la sua sensibilità, a dare ancora e sempre un ottimo contributo alla musica italiana. Il sogno
il sogno. Se tu smetti di sognare, sei morto. Infatti. Bene, quindi, grazie. Ti fermi? No, mi fermo. Voli sono, a Roma. Sono in partenza. Io vi posso... Vi posso dare un suggerimento? Sì. A voi due, come che no? Siete certo. Belli e giovani. Allora, sì? Il più bel regalo che potete fare ai vostri genitori, okay, in occasione della festa più importante dell'anno, che è quella di San Martino, sì, il giorno più bello, il giorno dell'amore, ma non è solamente degli innamorati, ma in senso dell'amore, generale. Dell'amore proprio in generale. Questo sì, sì, è il regalo più bello che potete fare ai vostri genitori, è l'album Cinema di Andrea Bocelli. No, no, ma sai perché? Oh. A prescindere che l'album è straordinario, è pazzesco, dove veramente ascolti la vera dubbi. Grande musica. Stiamo parlando della grande musica italiana. Grande musica italiana. Però è il gesto, è il pensiero che voi regalate ai vostri genitori con una dedica. Sì. Caro papà, cara mamma, con amore, questo giorno di San Valentino, vostro figlio. Perché li farete emozionare e gli farete scendere una lacrima di commozione e di gioia. È un'idea. Ho conquistato tutti i taxisti romani. L'hai conquistato anche noi. E tutti i taxisti fa: oh, a Tony Renise mi ha dato un'idea formidabile. Sì, devo dire, il primo, ma ci sono, perché non ho ancora visto negozi di dischi qui a Sanremo io. Esistono i negozi di dischi? Sì, sì, si vendono. Sì, sì. Certo, ci sono, poi si può comprare online. No, online, no, no. Deve essere fisico. Online. Deve essere... fisico, certo. No, fisico. No, ma online il online l'album. Ti garantisco, sì, se sì, vi sì, fidate dello zio Tony, sì, questo è il più bel pensiero d'amore che potete fare a San Valentino ai vostri genitori. Assolutamente. Bene. Grazie mille. Un abbraccione. Grazie, ciao, Tony Renis. Buona vita e buon tutto. Ciao, grazie.